tempo, RDK contro Borussia Dortmund. Andiamo a intervistare Jenny Santoro. Massimo, Santoro, siamo partita... calmi. No, come è serio, gli arbitri a me non mi piacciono, le prendete. Tornei di alta Serie A, ma arbitri zero. Siamo anche noi che siamo scostumati, tutto quello che dite voi. Tutto quello che dite voi, siamo scarsi, scostumati, ma arbitraggio zero. Ma... andiamo a riprendere un po' qualcuno un po' più calmo. Come sta andando la partita? Male. Potremmo giocare molto molto meglio se giocassimo palla a terra e soprattutto se passassimo un po' di più pallone. Giusto. Vabbè, dai, pensate a concentrarvi un po' per la versione tattica. Andiamo un po' da Ciavelli. Come sta andando la partita? 2-0, pensate sia andato positivo? Bene, magari tenere solo un po' di calma. Un po' più calmi, tenere il risultato. Cerchiamo di giocarcela alla meglio. Vai, venga, così, sì, sono bravi, sì. Buono, hai qualcosa da dire? No, stiamo giocando bene, vogliamo fare qualche gol in più. Però 2-0 con il Borussia Dortmund è un buon risultato. Giusto, giusto. Va bene, tu hai qualcosa da dire? Tutto a posto, ok, va. Ci vediamo dopo per la ripresa. Buonasera signori, intervista all'MVP dell'incontro. Oggi Omegali nell'intervento. RDK contro Borussia Dortmund, terminato 5-0. Megali. No, scusate, Megali è il rappresentante, accompagnatore di Martinelli, l'MVP dell'incontro, autore di 3 bellissimi gol. Com'è andato l'incontro, Martinelli? Bene, benissimo, abbiamo giocato una buona partita. È la prima volta che siamo riusciti a giocare calmi e abbiamo giocato il nostro calcio. Complimenti. Grazie, mi è piaciuto moltissimo. Gioco, Mi è piaciuto moltissimo come avete, fondamentalmente, non siete caduti alla provocazione. Sì, abbiamo gestito molto bene il nervosismo. Complimenti, sì, ma infatti, sì, così si vincono le partite. Loro, non so, mi dispiace molto per gli avversari, ma così si perdono quando si perde la calma. Complimenti, sei ormai abituato a fare trovare queste interviste. Non so, qualcosa da dire, un messaggio vuoi lanciare agli altri partecipanti del giro? Voglio ringraziare tutta la mia squadra perché siamo riusciti ad essere un gruppo unito. Prendiamo anche lì Ciotola, ecco lì. Il nostro portiere che difende la nostra porta. Complimenti, il mio portiere anche del torneo. Morgan De Santis. Il capitano morale di questa squadra. Megali, qualcosa da dire ai ragazzi che ti stanno ascoltando in questo momento? Ringrazio a tutti. Forza RDK. Ringrazio gli avversari. Ringrazio gli avversari. Abbiamo fatto un'ottima partita. Gennaro, cosa mi fai dire? Vabbè, dai. Ma la stanchezza. Poi chiudiamo questa intervista. Vuoi salutare qualcuno? No. Qualcuno anche al di fuori del torneo, dai, no, ti sta guardando. No. Non vuoi salutare nessuno? No. Ok, sei un po' nervoso, che è successo? Alla Balotelli. Alla Balotelli. Vabbè, complimenti. Ci vediamo alla seconda giornata del campionato. Ciao.